Ma quali sono le criticità dei DSGA? Purtroppo registriamo per il personale ADA dei continui tagli. In pochi mesi abbiamo raggiunto la quota di più 12.000, che sono l'insieme di diversi tagli che giungono sul personale della scuola e sul personale ADA, che partono quindi da circa 1.000 unità che sono distaccati presso gli enti periferici e per i quali c'è il divieto di sostituzione, 9.100 unità dove c'è uno stop sostanzialmente ad oggi per l'attivazione del PNRR e i tagli invece che sono previsti all'interno della legge di bilancio. Una situazione organica sicuramente molto difficile che non può continuare in questo modo, perché la scuola ha bisogno di risorse e quindi di uscire da quelli che sono i vincoli del patto di stabilità. Voi non avete sottoscritto all'epoca il contratto nazionale e questa cosa è stata apprezzata. In virtù di quella scelta, oggi che cosa si può aggiungere e suggerire al Ministero per intervenire? Si può aggiungere che tutte le criticità che avevamo evidenziato durante la fase del rinnovo contrattuale purtroppo sono state confermate e necessitano di un correttivo importante. L'aumento delle mansioni a tutto il personale e con esso delle responsabilità non può avere una logica, diciamo così, di carattere permanente ed emergenziale, ma vanno affrontati con soluzioni che mettono in condizioni il personale di poter lavorare in maniera dignitosa. E questa cosa è stata apprezzata. In virtù di quella scelta, oggi che cosa si può aggiungere e suggerire al Ministero per intervenire? Si può aggiungere che tutte le criticità che avevamo evidenziato durante la fase del rinnovo contrattuale purtroppo sono state confermate e necessitano di un correttivo importante. L'aumento delle mansioni a tutto il personale e con esso delle responsabilità non può avere una logica, diciamo così, di carattere permanente ed emergenziale, ma vanno affrontati con soluzioni che mettono in condizioni il personale di poter lavorare in maniera dignitosa, in maniera serena e nell'interesse generale della scuola.